donne che non erano di nessuno, perché non c'era nessuno a capirle. Erano donne che restavano mute, che restavano zitte a guardare il tragico, il campo, l'umana ambizione. Il tragico, il campo, l'umana ambizione. Parlo di donne che costituirono il solo esclusivo rimedio di altre donne. Parlo di donne che costituiscono il solo esclusivo rimedio di altre donne. Ieri ho trovato l'amore di un uomo premuroso, gentile, per bene. Abbiamo deciso, grazie al nostro lavoro, che potremo sposarci al più presto. Farò l'amore per la prima volta, farò l'amore per la prima volta. Oggi ho dovuto, appena sposata, concedermi al mio superiore. Oggi ho dovuto, in veste di sposa, concedermi al mio superiore. Il prezzo era mio marito, il prezzo era mio marito. Parlo di donne ingegnose e caparbie, ieri ignorate, l'altro ieri bruciate. Parlo di donne coraggiose, eroine dell'amore fedele anche senza piacere, che sovrasta, deride, non fa alcuno sforzo, che sovrasta, deride, non fa alcuno sforzo. Partoriscono il mio uomo dal proprio ventre. Ieri ho dato alla luce un bambino, la gioia più grande mai avuta. Sta bene, è cresciuto, si è fatto uomo. Ho patito, ma sono orgogliosa. Farà l'amore per la prima volta, farà l'amore per la prima volta. È stato arrestato perché aveva obbligato una donna. Oggi quell'uomo non è stato arrestato, pur avendo costretto una sposa a fare l'amore per la prima volta.